Allora, Pierino, cosa vuoi dire a Gonzales? Qui al circo d'Arix, in nome del sindaco di Brindisi Cosimo Gonzales, condottiero in una crociata contro l'utilizzo degli animali da parte dei circensi, non è ben accetto. Persino Pierino il babbuino, idolo dei bambini, solitamente calmo e pacato, si è innervosito di brutto. Qui, nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne, dopo un weekend di incassi record al botteghino, l'aria non è delle migliori. Dopo i manifesti anticirco del primo cittadino, dopo l'aggressione ad un dipendente, dopo il sit-in ambientalista della Premier, non basta il grande successo di pubblico per stemperare i toni accesi degli ultimi giorni. Secondo Gonzales, il circo con gli animali a Brindisi non è il benvenuto. Gli animali stessi, microfono alla mano, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Signora Zebra, lei cosa pensa su Gonzales? Signora Giraffa, cosa vuole dire? Tipo Gonzales, no? L'ho fatto invece Martin Darix, gestore dell'omonimo circo, che nuovamente rilancia con forza le accuse piovute da Palazzo di Città. Gonzales non solo sbaglia, non solo offende, ma è pure razzista. Se ci hanno dato l'ok di lavorare vuol dire che eravamo in regola, altrimenti con tutte queste polemiche che ci sono stati non ci avrebbero fatto fare i nostri spettacoli. Sentite un po' offesi. No, a me mi sembra, obiettivamente, quello che dico sempre, come ci ha trattato qualcuno dell'amministrazione comunale, perché qualcuno poi è dalla parte nostra, è una forma di razzismo questa, nei nostri confronti. E già gli animali, il nodo, restano loro. Di fronte alla campagna animalista, il blitz a sorpresa effettuato al circo ci ha restituito, è doveroso precisarlo, una realtà migliore, più pulita, di tanti zoo ammirati in giro per l'Italia e per l'Europa. Merito, secondo il domatore Massimo Martin, proprio del grande amore verso gli animali. Ci sono state anche le proteste degli ambientalisti, no? Qualcuno ha chiesto di vedere come vivevano gli animali? Non è che ha chiesto, gliel'abbiamo chiesto, nel senso, noi li abbiamo invitati a verificare gli animali nel circo come stanno. Come vedete, voi siete arrivati all'improvviso, non è che nessuno vi ha chiamato. Siete venuti, come l'avete visto gli animali? In ottime condizioni, fanno parte della famiglia, no? Quindi, voi vedete, gli animali nel circo, secondo me, stanno molto molto bene, meglio dei cristiani. La querela Gonzales versus Circensi è destinata ad approdare nelle aule di tribunale. Nel frattempo i Darix continuano con i loro spettacoli. A Brindisi c'è tempo per vederli fino a lunedì. Poi la carovana si sposterà a Lecce. Chissà se insieme a tigri e ippopotami si sposteranno anche le polemiche.